Siamo di nuovo qui. Io mi sono deciso a scendere qua sotto con l'intenzione di cercare sotto la lava. E sotto la lava fino adesso ho trovato tanta ghiaia e pietra rossa. Ma sono sicuro che se mi metto in testa di cercare a fondo da queste parti, forse riuscirò a trovare i diamanti. Anche se purtroppo credo che per poter raggiungere i diamanti, o perlomeno cercare di trovarli, dovrò scendere molto più in profondità. Quindi penso che appena avrò finito di prendere questa ghiaia e anche questa pietra rossa, utilizzerò la ghiaia per tappare le varie fosse di magma che troverò qua sotto. In questo modo potrò finalmente eliminare la lava e potrò cercare con calma sotto di essa se ci sono diamanti. Sia chiaro, per poter fare questa operazione probabilmente ci vorrà molto tempo. E io, per evitare di annoiarvi, probabilmente tutto il mio macchinoso progetto di eliminare la lava lo velocizzerò, così almeno dopo che avrò eliminato tutto il magma potrò tranquillamente dedicarmi alla ricerca di sapete cosa, diamanti, è lo scopo della mia vita, almeno adesso. La cosa importante è che io sto distruggendo una quantità enorme di picconi di ferro. Ma sinceramente questo non mi preoccupa affatto. Infatti qua sotto ho trovato tanto di quel ferro che me ne posso fare anche 100 di picconi. Quello che invece mi chiedo, a parte fare il meccanismo per il pietrisco infinito, qualcuno mi può dare qualche consiglio su come utilizzare la pietra rossa? Attualmente il mio problema principale è eliminare tutto il magma. No, piano piano e con calma e con molta destrezza ce la farò. Così potrò prendermi tutte le risorse che troverò sotto il magma. E da quello che vedo ci sono parecchi blocchi di lava qua sotto. Sarà un casino eliminarla tutta, ma per voi sarà un divertimento vedere come la leverò tutta. Quindi preparatevi, perché tra pochi minuti probabilmente inizierò questo lavoro e molto probabilmente questo lavoro voi lo vedrete a una velocità maggiore. Mi sto facendo due palle a togliere tutta questa lava. Meno male che avevo tutta questa ghiaia. Mi chiedo se basterà la ghiaia. Mamma mia, quanta lava! Sto facendo due coglioni a levare tutta questa lava. Speriamo che tutto questo duro lavoro alla fine mi premi con qualche diamante, perché se no sto buttando ore della mia vita inutilmente.
Lo posso dire forte, è stato un lavoro snervante e massacrante, ma perlomeno si può dire che sono riuscito a eliminare la stragrande maggioranza di lava che c'era sotto. Ora mi dedicherò a prendere questi piccoli brandelli di ferro e adesso mi tocca nuovamente scendere qua sotto. Perché sono sicuro che ci sta ancora della lava da qualche parte. E finché non l'avrò eliminata tutta, non mi potrò ritenere soddisfatto. Nel frattempo mi prendo la pietra rossa. Però sono sicuro che da queste parti il mio naso dice che ci sono. Che ci sono. Che vi avevo detto? No, guardate qua. Due diamanti. Anzi, più di due. Quattro. Due, due altri. Sono otto. Allora sono otto. Bene. Otto diamanti per me. Perché non li prende? Cazzo, tengo l'inventario pieno. E vabbè, via il pietrisco e sotto con i diamanti. Otto, otto. Con queste sicuramente le cose andranno meglio. Però io sono sicuro che c'è altro. Devo solo cercarlo. Solo 8. E va bene. Segniamoci la zona e andiamo via. Ok, io per adesso ho fermato la ricerca dei diamanti in quella zona. Il mio scopo adesso è esplorare e vedo che ci sta uno stronzo che mi viene vicino. Fanculo. Allora, sto dicendo, vorrei esplorare meglio questa zona e infatti, guarda chi ti vedo, il pisellone verde. Ok. Là ci sta un altro bel muretto di ghiaia che penso proprio che dovrò sfondare. Allora, a ferro sto messo bene, però questi altri due blocchi non fanno male. E tu da dove cazzo sei uscito fuori? Da dove è uscito? È chiuso. Ah, là c'è stato dell'oro. Può essere salito di qua. Da dove è venuto? Vabbè. Sarà caduto da sopra. Allora, ho preso l'oro e adesso mi accingo a distruggere questa accumulata di ghiaia. Così vediamo un pochettino di esplorare una nuova zona. Però mi sto accorgendo che questo video è diventato un po' lunghetto, per cui penso proprio che vi do il saluto e se vi piace mettete un like, giusto per farmi un po' di piacere. Testa di cazzo di arciere di merda. Aspetta, ora ti diamo in bellezza con te che muori. Nuova zona da esplorare insieme nel prossimo episodio.